Salve ragazzi e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, raga, oggi siamo in fase casalinga, infatti non mi sono né truccata, niente, anche perché ci siamo presi un po' di tempo per rilassarci, infatti ci siamo anche riposati. Io oggi, come voi sapete, il sabato e la domenica io video non ne faccio, però essendo che ero a casa, ho detto a me, mo quasi quasi, guardate i giochini di Niccolò. Dato che ero a casa, ho detto a me quasi quasi faccio un video, così insomma lo faccio uscire giusto per tenerci un po' di compagnia. Allora, sono un po' rammaricata, ragazzi, perché adesso vi spiego, ci facciamo giusto una chiacchierata. Ripeto, non avevo intenzione di fare il video, però essendo che sono a casa, ho detto vabbè, mo ci sono, lo faccio. Allora, come voi sapete, ci sono un po' di persone che mi seguono qui anche su TikTok, no? Sì, amore, belli sono. Vai a togliere la pubblicità. E niente, ragazzi, praticamente ieri sera ero con mio figlio che ci stavamo divertendo a fare dei video di balletto e praticamente mi hanno segnalato un video dove c'era Niccolò. Ma posso capire che insomma sono una persona, diciamo, sotto il punto di vista un po' sotto tiro, perché comunque essendo che ho un minore che insomma faccio fare i video, che poi sono video giusto di 15 secondi dove balliamo, nulla di che, però mi rendo conto che la cattiveria umana va oltre ogni limite di sopportazione. Io sono molto rammaricata, rammaricata, ma semplicemente perché, ragazzi, perché io sono tutt'oggi, quindi da ieri sera e ancora adesso, non riesco a pubblicare su TikTok perché ho il canale bloccato da TikTok. Ovviamente TikTok non c'entra niente, ragazzi, perché? Essendo che fanno la segnalazione, ovviamente, amore, puoi andare a giocare di là? Ma me lo sento qua. Essendo che, insomma, arriva la, se alla, mi sposto io. Allora, essendo che praticamente, come vi posso dire, gli arriva la segnalazione, è normale che TikTok, che cosa fa, ragazzi? Blocca ovviamente temporaneamente il profilo, ma semplicemente perché è una questione di sicurezza, no? Voglio dire. E io sono praticamente tutt'oggi, cioè praticamente sono da stanotte a tutt'oggi, sono praticamente che non riesco a fare il video. Cioè, vi rendete conto? Non riesco a fare né video, non riesco a fare niente. Cioè, è assurdo, ragazzi, è veramente assurdo. Perché, cioè, voglio dire, non è giusto che le persone facciano queste cose. Allora, io no, non posso fare né nomi né niente, perché purtroppo, allora, un mio presentimento ce l'ho, però purtroppo non posso fare nomi, ma semplicemente perché, ma non per la privacy, con me ne frega proprio niente, è proprio perché dire il nome di questa persona significherebbe veramente una vergogna pura, e quindi non lo dico proprio per non rovinare il mio profilo YouTube e soprattutto per non rovinare la mia reputazione, perché parlare di questa persona significherebbe veramente vergogna. Allora, io ripeto, sono rimasta male, ma non per il fatto della segnalazione, perché raga, io chi mi segue su TikTok sa che io al giorno faccio sì e no 20-30 video, cioè nel senso quelle qui non sono proprio video, no, sono quelli sketch là, ne faccio forse 20-30. Mi vanno a segnalare, oltretutto io avevo fatto due video contemporanei, no? Mie e di Niccolò che ballavamo, mi vanno a segnalare quello di Niccolò, quindi la cosa è proprio mirata, raga, perché mi potevano segnalare 3.000 video, 3.000, perché tenete conto 20-30 al giorno, dal lunedì alla domenica, immaginatevi quando li su, mi vai a segnalare proprio quello. E allora io, tieni proprio con me. Vabbè, non va niente. Allora, io come ho fatto un video parlato ovviamente su TikTok, ho detto no, non importa, io purtroppo non posso assolutamente, perché ovviamente io non ho la certezza sicura, ma sono convinta al 10.000%, perché cioè,
Solo lei poteva fare una cosa del genere, ma non importa, io prendo e incasso. Nulla toglie che la situazione, questa situazione, ripeto, non per la segnalazione, ma semplicemente perché mi ha bloccato il profilo per 24 ore, è rimasta qua. E quando la cosa mia mi rimane qua, è critica, raga, è critica. Detto questo, sono, vedete, cioè, ma io dico, no, cioè a me non mi viene a manco l'anticamera del cervello andare, no, io seguo delle ragazze, delle mamme, che fanno video su TikTok, su YouTube, su Facebook, li fanno anche con i propri figli, va bene? Pensate che una la seguo che ha due gemelline, è bravissima, cioè, dalla mattina alla sera lei non si vede mai, si è vista sì e no su 10.000 video che c'ha, si è vista sì e no 2 o 3 volte. Quindi, cioè, io posso avere la cattiveria di andare da questa, cioè, e segnalare il video, cioè, ma tu no, sta proprio buoni, capo. Ucimma non t'aiuta, ma non t'aiuta manco Ucimma, ma manco si fa un programma, t'aiutano. E programma nel senso a livello proprio di mentalità. E, però, insomma, ci sono queste persone. Purtroppo il mondo è così. Non, grazie a Dio non siamo tutti uguali, fortunatamente. Io, quando succedono queste cose, mi rendo conto e sono fiera di me stessa per non essere uguale a queste persone. Perché io penso che io le voglio reputare persone che non hanno dignità, non hanno rispetto, ma quello che è importante è che non hanno proprio cuore, cioè non hanno proprio, secondo me qua non tenono un cuore, tenono un buco, tenono una galleria, tenono qua, di qua ed esce dalla tua parte, una galleria, se non si spiega. E penso che sia una vita brutta, perché uno che fa del male, secondo me, è proprio cattiveria pura. Vabbè, detto questo, raga, mi dispiace, anzi, con la scusa ve l'ho detto in modo che almeno sapete perché non sto pubblicando su TikTok, ma semplicemente io non so se me lo sbloccano stasera, se domani, lunedì. Io questo non lo so perché al momento è bloccato, quindi al momento io non posso fare niente, non posso né, se mi commentate, prima mi faceva commentare, stamattina mi faceva commentare, ma non mi fa fare proprio niente. Quindi vabbè, pazienza raga, purtroppo, insomma, sapete perché sono assente lì su TikTok proprio per questo motivo. E quindi, insomma, niente, vi volevo raccontare questa mia esperienza perché, cioè, voglio dire, succedono tutti a me, io penso che ci sia un'invidia che fa paura. Vediamo quello che sta facendo, scusatemi un attimo, raga. No, si sta guardando i cartoni animati, perdonate. Vi stai facendo girare una poca a capo, raga, perdonate. Quindi, cioè, voglio dire, a che voglio dire, voglio, cioè, sono proprio, mi è dispiaciuto perché oggi sarebbe stata una giornata tranquilla, rilassata. Io potevo tranquillamente, anche se ho avuto una riunione, ma mi sono sbrigata subito, nel senso che potevo tranquillamente, bella, rilassata, a fare tutti i cosi di TikTok che mi piacciono tantissimo. Purtroppo non l'ho potuto fare, non so quando potrò farlo perché non mi ha dato solitamente, almeno parlando con altre ragazze, mi hanno detto che alcune volte può durare 24 ore, alcune volte 48 ore, alcune volte anche giorni. Quindi, raga, io non lo so quando mi sbloccano la TikTok, non lo so, probabile pure che adesso chiudo il video ed è sbloccato, io questo non lo so. Vabbè, ve lo volevo giusto dire, vi volevo raccontare questa esperienza, anche perché, come voi sapete, sabato e domenica io video non ne faccio, ma con la scusa ho detto vabbè, lo faccio, così almeno avviso anche le persone che mi seguono su TikTok e vedono che sono assente. Quindi, raga, niente, vi raccomando, dobbiamo fare sempre del bene perché ci dobbiamo distinguere dalla massa, perché, cioè, io sono felice quando faccio del bene, no? E nella mia testa penso, Madonna mia, chissà un domani mi fa anche,
cioè, voglio dire, mi arriva del bene anche a me, no? Perché faccio del bene, quindi dico, Matigna, speranza, dico Gesù, ha speranza che anche io, cioè, posso ricevere del bene. Vabbè. Però c'ho un'invidia, ragazzi, c'è una cosa, cioè io praticamente tengo una cappa, ma sapete una cappa? Ecco, io tengo una cappa di gente invidiosa, ma non mi fermano, raga, non mi fermano semplicemente perché mi hanno potuto anche bloccare. Però ripeto, è stato bloccato quel video, quindi raga, è palese, è una persona che mi conosce, perché se no altrimenti io ho tantissimi video di Niccolò, perché non me l'hai bloccato stamattina, ieri mattina, ieri pomeriggio, avantieri, l'altro ieri, perché? Perché? E hai aspettato il fine settimana, perché sai che io pubblico di più il fine settimana, chissà, è una persona che mi segue, ma non importa raga, perché mo che mi sbloccano, gli dovrò fare acidità, cioè praticamente la divinina cosa che manco capisco con l'aiuta. Vabbè, comunque raga, io vi mando un bacione grande grande, vi auguro una buona serata, un buon weekend e non lo so se domani riesco, se rimaniamo a casa, vi dico la verità, farò un altro video, se no altrimenti ci vediamo lunedì, già ve lo dico. Anzi, vi volevo dire una cosa ragazzi, sto pensando di cambiare programma. Nel senso che penso che da adesso in poi i video li pubblicherò. Aspettate un attimo, raga, perdonatemi, ma con Niccolò ho paura, essendo che dall'altra parte ho avuto paura e sono andata a controllare. Quindi stavo dicendo, ragazzi, molto probabilmente i video non usciranno più alle 3 del pomeriggio, ma li farò uscire tipo verso mezzanotte, in modo che poi la mattina successiva avete già tutta la giornata, vi trovate il video. Quindi voglio provare a fare la prova 3 o 4 giorni, vediamo come funziona per vedere anche le visualizzazioni, però preferirei farlo quando mi vado a coricare, in modo che almeno sto rilassata, io pigio in programma e così va, se no poi alle 3 mi si blocca il telefono, non posso fare chiamate se prima non va il video in programma, insomma è un macello. Voglio provare a fare questa cosa, se riesce è bene, se no ritorniamo di nuovo alle 15 come ogni giorno a settimana. Ragazzi, un bacione grande grande, buona fine settimana, ve l'ho già detto, 100 volte vi dico, ma vi ripeto perché io mi auguro che voi passiate ogni giorno della vostra vita felici e contenti, quelli a messa positivi, già umun e maligno, immaginatevi ad avere a che fare con questa gente, quindi un bacione grande grande, vi voglio bene, ci vediamo o domani o lunedì, ciao belli!